Tutti, benvenuti in Ciao, questo buongiorno. nuovo video. Chi è? Che cos'è Ciao. oggi, amore? Oggi è il compleanno di mamma. Vedi, si è tutta truccata. Quanti anni fa, mamma? 60? 69. Non è vero. Dove siamo? Stiamo? Dove andiamo oggi? A fare colazione? A McDonald's. Perché Leon da ieri che voleva fare la colazione al McDonald's. E andiamo a fare colazione al McDonald's. Io mi sono fatta la tinta. Un po' freschetto, io mi Mi sono fatto il sono. maglioncino. Sono leggermente più scura, Qua. Che però qui c'è il cosa? sole, quindi giustamente. Siamo vicini ai negozi. Siamo vicini ai negozi. E sì, poi devo andarmi a ritirare le pentole che papi ci ha regalato e la friggitrice ad aria. Let's go. Let's go. Let's Andiamo. go. Andiamo, let's go. Eccoci qua. McDonald's, colazione. Com'è? La tua ciambella preferita. E mamma, il suo cornetto preferito. Il re cacao. Wow, col cappuccino. Siamo di nuovo in macchina con il mio bottino. E siamo andati a ritirare il lioncino. Abbiamo preso le pentole e la friggitrice ad aria nuova. Abbiamo preso quella marchiata Benedetta Rossi. Casanova. E va bene, e quindi adesso non c'è un video vlog compleanno senza uno svuoto la spesa, e quindi stiamo andando a Lidl. Siamo andati a Lidl per vedere che cosa c'è di buono per pranzo oggi anche, vero papi? E se riesco a trovarmi i miei sacchettini al tartufo, che me li voglio fare questa settimana in brodo. Oh papi, ci sono tantissime cose al tartufo, c'è anche quella, vabbè, formaggi, di tutto di più, la burrata al tartufo, buona, io la voglio. Va bene, andiamo, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Oh, eccoci qua, allora, siamo tornati a casa, capelli dappertutto. No. Allora, vieni amore, ti vuoi mettere qui con mamma? Facciamo vedere questo svuota la spesa, Lidl. È vero amore, in realtà siamo passati anche a Famila perché ci eravamo dimenticati di prendere due cose. E Formaggio. infatti, formaggio l'abbiamo preso perché lui è un topo. È un Topo. topo che mangia il formaggio. Noi Formaggio. siamo mangiori di formaggio e si vede, voglio dire, come siamo. Va bene, allora, intanto facciamo vedere, mammina. E vabbè, veloce, veloce, Famila. Che cosa abbiamo comprato? Abbiamo comprato queste, che sono delle pettoline di alghe. Siccome abbiamo comprato la friggitrice ad aria nuova e vi spoilerò solo questo. Olio spray per friggitrice ad aria di Benedetta Rossi. Quindi la friggitrice è quella di Benedetta Rossi. E infatti ho comprato anche le, come si chiamano queste, amore? Carta forno, i fogli di carta forno da mettere nella friggitrice ad aria di Benedetta Rossi. Wow! Abbiamo comprato la friggitrice e le pentole e sono lì. In questi cartoni qua, che poi più tardi apro, sistemiamo tutto, laviamo e stasera facciamo le che abbiamo comprato. Abbiamo comprato sia queste che sono le chips di patate che sono molto buone e sia queste qua, che sono quelle proprio a patatine fritte, mamma, sottili, buone, vero amore, queste così? Sì, amore, ma papà se esce dal bagno le mette già nel congelatore. Poi papi si è comprato le sardine, che schifo, è vero mamma? Bleh. E invece per noi abbiamo comprato per Leoncino. Abbiamo comprato, anzi questo è per me, però se lo mangerà per noi e se lo mangerà anche lui. Dove vai? Vuole mangiare qualcosa? Vabbè, vedi tu. No dolce, no dolce. Perché mamma dobbiamo pranzare. Guarda. Formaggio pecorino. Formaggio, ecco questo ho preso a Lione, molto morbido, buono. Guardate com'è morbido. Si vede? Sì. E vabbè, Galbanino praticamente. Sì, Galbani bel paese. E io, anzi, papi ha trovato questo
formaggio al tartufo. Formaggio, non è pecorino, non è niente. Vabbè, proviamo. Formaggio al tartufo. Quindi questa è stata la spesa. Wow, come si sente? Wow! Al tartufo. Che papi ha speso 20 euro. Ma sti cavoli. Papi, per piacere, esci da quel bagno. Vedi questa qua che cosa vuole, vedi quello che cosa vuole, che io sto facendo lo svuota la spesa, lui ha fame come se non ha mangiato. Ci siamo 20 euro e 35 no, è 0,5. Vabbè, che cosa? I taralli? Sì, veramente li dobbiamo andare a prendere ancora da Eurospin. Questa settimana non abbiamo fatto la spesa e quindi niente, va bene. Dovresti mettere a congelare queste patatine. È entrato di nuovo in bagno. Vabbè, vieni qua, vieni. Facciamo vedere che cosa ha comprato. Abbiamo comprato da Lidl. Infatti la spesa l'abbiamo fatta di là. Però poi alla fine tutte porcherie, perché le cose della Delinea Deluxe. A parte queste che non sono porcherie, le arance. Adesso iniziamo con queste sacche di arancia. Di arance. Perché... vabbè. Questi devi mettere un pensamento nel coso, nel congelatore, e quindi insomma abbiamo preso quelle. Poi iniziamo con le porcherie. Allora, patatine linea deluxe. Linea deluxe. Io non lo so se le vogliamo assaggiare oggi o se vi faccio proprio un giorno mangiamo deluxe. Soprattutto mangiamo roba al tartufo deluxe. Perché ne ho comprate un po' di cose, però non ho trovato tutto, mannaggia. Vabbè, non lo so, proprio perché non ho trovato tutto, non so, ci devo pensare. Comunque, ho comprato questo extra crunchy, no, queste credo che le assaggeremo oggi. Honey e mustard flowers, quindi sarebbe miele e crema mostarda. Miele e mostarda, papi. Non lo so. E dobbiamo assaggiare. Sì, mustard. Sì. E miele, honey. Le mie preferite, la barbabietola, perché queste le fanno anche durante il periodo dell'anno, però le fanno miste e stavano anche miste, proprio le ho lasciate in cassa perché c'erano solo queste, ho detto ho preferito quelle al miele, quindi due basta ne avanzano. Per contornare quello ho preso un avocado e quindi farò la salsa di avocado. Allora, sempre linea deluxe, ho preso lunette al nero di seppia e ripieno al salmone. Queste ce le potremmo mangiare. No, le abbiamo comprate in Italia. No, dico. Dobbiamo mangiare. Papi e le sue battute. Nel senso che ce le possiamo mangiare oggi. Come no? Allora, stai vedendo, amore, il formaggio, mammina? Sì, sì. Questi qua mi sono comprata i leggings natalizi, che in realtà poi mi faranno da pigiama praticamente, li userò per, cioè, che sto con queste in casa, cioè se viene qualcuno, dai. Ah, non si può vedere. Però, cioè, ci posso andare pure a Pilates, no vabbè, vado a letto con queste, va che meglio, il massimo del sexy. Allora, questi sono per me, 39,42, calze, infatti vedi da donna, natalizie, guardate come sono carini con gli omini pan di zenzero, guarda Leon, le renne. E quando mangeremo quelle? Adesso, papi, bel bambino ha fame, per piacere puoi farli da mangiare. Rosse, grigie con le renne, ora te le taglia, papi. E gli alberelli, carine, e i pan di zenzero. Per papi si è preso queste qua, sempre natalizie. Queste sono tre paia, no, due paia. Belli, con Babbo Natale. No, che cos'è questo? Sì, sembrerebbe Babbo Natale. Hai visto, amore? Ah, papi, vedi che ce l'ha il... come si chiama? Lo schiaccianoci qua. La TV. Vuoi guardare la TV? Non vuoi fare lo svuota della spesa con noi? E anche il... a mangiare il formaggio? Ah, va bene, mamma. Però papi, se prendevi il piattino più decente, il formaggio. No, qua sotto stanno papi per tagliare il formaggio. Va bene, anche quello nero. Vabbè, poi papi si è preso un altro paio di calze. Queste sono
Tutto il periodo natalizio, però queste sono belle, queste sono eleganti. Papi, con queste ci puoi anche uscire, queste grigie. Belle. Tutto il periodo natalizio, papi, metterò le calze di Natale. Io ho comprato due di questi, non, dov'è l'altro? Eccolo qua. Perché questo Natale, questo periodo, mamma, dobbiamo fare, vieni qua, fatti vedere, amore. Dobbiamo fare biscotti. Che profumo, questo è già vanigliato il lievito per dolci. Amore, dobbiamo fare biscotti di Natale, quelli che ti piacciono tanto a te? Oddio. Quelli al burro. Ops. Per papi e il bambino abbiamo preso questi qua, che sono il tramezzino di suino con prosciutto e formaggio. Amore, lo vuoi per pranzo? Facciamo quello. E ci sono anche le polpette. Polpette di suino. Sono sicura che quelli non sono di gusto. No, mamma. Sono come gli hamburger e dentro ci sono il prosciutto e il formaggio. Ma dentro è come il cordon blu. Certo, ma è un cordon blu quello. Si chiama tramezzino. Assolutamente no. E le polpette, che oggi le faccio col brodo per stasera. Abbiamo Nia Deluxe salmone, salmone tartufo con stelle di Natale, con parmigiano, reggiano e tartufo. Queste, la fine del mondo devono essere. E sono arrivati, per fortuna, uno, due sono messi aperti, i miei sacchettini al tartufo. Buonissimi. Poi panini, tre panini, poi andiamo avanti, sono pesanti, tre patate dolci da fare anche in friggitrice ad aria nuova in questi giorni, però in realtà papi ha comprato due confezioni di ali di pollo, quindi o le facciamo in friggitrice ad aria o le facciamo al forno con le ali di pollo, le patate. Poi che si è preso papi, vediamo, zuppa alla toscana con cavolo nero fresco, questa qua della linea Valle Ricca. Va bene amore, se vuoi andare vai, vedo che ti stai un pochettino, dopo torni però, che papi sta tagliando il formaggio per l'aperitivo, vai a vedere un po' la TV. Quindi uno, e si è presa pure quest'altra zuppa alla contadina, questa me la ricordo papi che te l'avevi già, sì, avevi già. Comunque c'è da dire che la zuppa alla toscana è anche più grande della zuppa alla contadina. E no, papi, è proprio oggettivamente più grande. Più grande, quanti sono? Allora, questo è 6,20. 6,20. Allora, poi, due birre per stasera con le patatine fritte. Una Ichnusa non filtrata e un'altra Ichnusa non filtrata. Poi, quando andiamo a Lidl, prendiamo questi qua sempre, che sono le salviettine imbevute per pulire gli occhiali. Vabbè, gli occhi che c'ho. E quindi niente, le prendiamo sempre, stanno alla cassa, 95 centesimi. E passa la paura. Ecco, lo scontrino, dopo vi diciamo quanto abbiamo speso. Linea Deluxe, c'era questo qui che scade il 27 dicembre, quindi potremmo tenercelo pure fino a Natale. Salmone norvegese affumicato al whisky. Se capite, amo! Volendo ce la possiamo mangiare pure adesso un poco. Insieme al formaggio, insieme a queste lunette. Vediamo che cosa dobbiamo mangiare. Allora, accompagniamolo con un pecorino. Siamo comprati un pecorino, 12,5 fa il pecorino. Terre di Chieti, buono buono, questo però va messo in frigo, anzi in congelatore, papi, insieme a questi piselli che si stanno già decongelando, piselli finissimi. Tieni tieni papi, tieni tieni papi. Allora, poi, ciao, sugo all'astice, ne abbiamo presi due, perché vi ricordate la box della, come si chiama quella, la box del pesce, là, della pescheria che abbiamo comprato, comprammo gli astici vivi, e quindi, gli astici vivi no, assolutamente no, gli astici morti, praticamente gli astici freschi, non congelati,
E quindi ce li abbiamo nel congelatore. Di conseguenza, questi due sughi all'astice o ce li facciamo con qualcosina o comunque ce li teniamo con quelli perché li ho. Facciamo... Oh, chi è stato? Chi è stato? Sì, papi, mi siamo contenti. A 9 lettere le cose. Cordon bleu di tacchino e polo per Gioncino. Questi stavano in offerta. Comunque, siccome oggi, ripeto, è il mio compleanno, Lidl mi ha mandato uno sconto del 5% con la Lidl. Ma penso che l'ho fatto tipo assessore di carta Lidl Plus, là, quello dell'applicazione che ha l'app Lidl. E quindi tante cose di queste erano scontate perché lo sconto totale quindi poi veniva del 5% sulla spesa. Continuiamo con la deluxe, con Emilia. Tutto deluxe. No, questo non è deluxe. Oh, no, questo è deluxe. Quindi questo è no, patè. Però è una cosa che trovo solo d'inverno. Poi c'è il tappo nero, perché? Vabbè. Patè di cipolle e tonno. L'abbiamo comprato l'anno scorso. Era fantastico. Che ve lo dico a fare, come dice la canzone. E invece io mi sono presa questa che non l'avevo mai assaggiato, forse l'anno scorso non l'ho trovato. Ricotta, tartufo e pepe nero. Buona. E quindi questo con noi sacchettini, forse me lo faccio con quelle stelle di Natale. Sì. Magari poi faccio un video. Sempre deluxe. Polenta, funghi e tartufo, wow, pure questa la metto in frigo, papi. Allora io questa l'ho presa perché la polenta ai funghi non mi fa impazzire, quelle già pronte, ma queste sono in crema, vedete, cioè non si vedono i pezzetti dei funghi che a me la consistenza non mi piacciono, quindi così, ad hoc. Abbiamo comprato del vin brûlé perché c'era questa confezione bellissima. Si chiamava vin brûlé, ma poi non c'è scritto vin brûlé. Allora, questo è italiano. Sì, amore, mangia, l'ho preso papà. Ah, guarda, papi, questo è vin brûlé. Bevanda aromatizzata a base di vino. Ingredienti, vino rosso, sciroppo di glucosio, fruttosio, zucchero, c'è Jald, cioè sciroppo di glucosio, fruttosio e zucchero pure. Cioè, vabbè. Aromi quali? Estratti di chiodo di garofano, cannella, buccia di limone e arancia, antiossidante, che cos'è questa? Vabbè, 8,7 soforosa, va bene. Sono solo di zucchero. E basta. Da bere, riscaldare prima di consumarlo. Del consumo. Wow, quindi questo va riscaldato. Quanti sa? Riscaldare sì, prima del consumo. Là. Contiene solfiti e basta. Quindi va riscaldato questo. No, dai, questo mettiamo di là. A differenza di quello di Ikea, che è quanto costa questo qua? È una parola a trovarlo. Ma papi, a parte che qua si è cancellato questo. Coupon, vedi tu che potrei leggere meglio. Di dolce poteva mancare il dolce, però fatto, siamo stati bravi che non abbiamo preso un dolce, vabbè, però abbiamo preso le patatine comunque, e tutte queste cremine varie, ma ho preso queste perché oggi è il mio compleanno, ci metto una candelina qua e la spegniamo. Spice cheesecake, spice biscuit, wow. Non è quello con il caramello salato, papi. Ma te lo avevo visto caramello salato, ma stava caramello salato. Quanto? 2,49. E compro dei 4 euro del che? C'era il caramello salato, invece questo sai com'è? Ha questo biscotto. Vabbè, quelli sai, Natali, quelli. Buono. Sì, per carità, però erano troppo dolci. Sì, una cosa del genere. Buon. No, ma io lo volevo ancora meno salato. E metti il sale, so. No, non è caramello, è biscotto. È di vetro. Questo mettiamo in frigo. Ah, vedi? C'ha il cosino di vetro. E questo è più carino di quell'altro che avevamo preso l'altra volta, perché è più piccolo. Io qua ci posso mettere la salsa di soia quando prendo il sushi. Carino.
che se voi dite la Sara potresti fare anche altre cheesecake e metterle dentro. No, io faccio solo la cheesecake grande. Basta, finito, finita la spesa. Allora noi ci mangiamo il formaggio che papi ha già tagliato, facciamo la maionese di avocado e niente, vero? No, c'è questo patè che possiamo assaggiare e vediamo che cosa dobbiamo mangiare prima di tutto, prima del dolce. E niente, noi magari ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Ciao! Mamma, avevo dimenticato di dire quanto abbiamo speso per questa spesa. È importante, papi, è fondamentale. Abbiamo speso 75,10 euro con lo sconto totale del 5% di 4,96 euro. Quindi in teoria dunque, veniva 70 di più. 70,01 euro. No. No. Yes. Sì? Okay. Questo non è già complessivo di sconto? Vedi? Oh. Importo pagato 75,10. Lo sconto, valore sconto coupon era di 4,96 euro. Meno 4,96 meno 75,10 ho pagato 70,10. Ma sei sicuro? Yes. E perché qua non te l'ha scritto? Qua dice soltanto forma di pagamento contante 75,10. Non doveva dire. Portava lo stesso. Vabbè, tu sei sicuro che paga 70,10 euro? Vabbè, se che lo dice papi, lo dice papi. Ecco, qua si vede di più la tinta che ho fatto. Però me, tu c'hai le mesh bianche. No, la tinta, questo castano, che prima erano più ramati, quindi li ho oscuriti un po'. Va bene, ragazzi, ci vediamo tra un po'. Papi, come sono queste patatine? Buone. Danno un retrogusto al wasabi. Ma non sono al wasabi. Non so che non sono al wasabi. La mostarda, quella dovrebbe essere la mostarda, è piccante. Io non la mangio, quindi non so. Ed è buonissimo. È corino e buono. Stavo vedendo quando è che scadeva, ma mi sa che scade oggi. Mm. 06-02-2024, ma mi scade oggi, è troppo buono. Beh, perché sono finite ormai. Oh. Io più di... No, come le mangi? Senti il miele. Si sente. Poi inizia quel piccantino. Questa per fortuna no. Questa no, papi. Quindi devo essere fortunata. Laddove ce n'è tanta. La puliamo un po'. La scottiamo un po'. Sto mangiando il formaggio, eh. Questa si sente. Però. Particolari. Queste cose solo a Lidl si possono trovare. Comunque, buono. E poi ci stiamo mangiando il pecorino. Beh, il pecorino. Abbiamo già pranzato. Il pecorino. Cioè tutto l'ora di pecorino. Buono. Gli altri abbiamo già mangiato. Il primo. E adesso stiamo. Si dice qua? Pizzuando. Il Liam pure ha finito di mangiare, sta a vedersi la TV con il suo panino e niente, quindi ci vediamo tra un po'. Dai, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a mamma, tanti auguri a te. Grazie. Quindi adesso assaggiamo questa cheesecake al biscotto, amore. Stappiamo questa candelina. Era l'unica. Un anno ha fatto la mamma oggi. No, una candelina basta, ma chi? Quanti anni ha mamma oggi? 67. Non è vero. 69. No, mamma. No, 42. 42. Assaggia. Biscotto, mamma. Come è? È buono, amore. Ha ragione. È buono. Non capiscono niente, no. È molto bellosa. Ma io volevo quella caramello salato.
E io con la panna cotta. Ma no, vabbè. È andato bene ai papi allora. Oh. Papi, andiamo di nuovo a Lidl. E vabbè, ma non esco più. Mamma. Devo andare, devo uscire per forza io. Mamma. Perché andiamo di nuovo a Lidl? Dillo, perché? Perché io voglio un dolce per il mio compleanno. Io con la panna montata che ho cambiato idea. Non voglio la panna cotta, quella montata. Vuole pure quella montata, wow. Vabbè, raga. Che ve lo dico a fare.